lunga il microfono. Sì, mi aveva detto, ma allora la battuta se vuole TAV sì o TAV no? Perché di questo si è parlato oggi. No, oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo appena nominato i vertici della RAI. Ah, e inizia una rivoluzione culturale per la RAI. Il presidente sarà Marcello Foa e l'amministratore delegato sarà Fabrizio Salini. Sono i due nomi che, su proposta del ministro Tria, il presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri hanno ritenuto all'altezza di questa grande sfida, che è quella di avviare una rivoluzione culturale nella RAI e soprattutto liberarci dei raccomandati che ci sono della RAI e dei parassiti che ci sono nella RAI. Foa è il presidente e AD è Salini. Senta, su questa storia della TAV si può fare un po' di chiarezza? Perché guardi, io sono tranquillissimo perché quando abbiamo scritto il contratto di governo, nel contratto c'è scritto di ricontrattare con la Francia, ma non di abbandonare l'opera. E infatti il ministro Toninelli sarà quello che deciderà quando, nei prossime settimane, nei prossimi mesi, di andare a parlare col suo omologo francese e avviare le contrattazioni e trattative. L'abbiamo sempre detto, ma non è ancora sul tavolo del governo, perché intanto stiamo seguendo dossier l'Italia, dossier Ilva, abbiamo ieri dismesso l'Air Force Renzi, stiamo seguendo un po' tutto, ma nei primi 50 giorni credo abbiamo fatto un buon lavoro. Grazie. Ha detto già che